Si conclude un percorso di 5 anni di ricerca e sperimentazione sul campo, grazie al quale gli agronomi della regione Abruzzo sono riusciti ad ottenere una nuova varietà di fragola bella e succosa, che verrà conosciuta come fragola Francavilla. Ce ne parla Rocco Marinucci, agronomo della regione Abruzzo, coordinatore del progetto. Abbiamo selezionato delle varietà che vanno bene per il nostro territorio. Il progetto Francavilla è un progetto che è fatto in collaborazione con il comune di Francavilla e anche con il CRA di Forlì, che in questi anni ci ha seguito. La fragola Francavilla darà valore aggiunto anche all'offerta turistica, è il pensiero espresso da Antonio Nicolini, titolare dell'azienda che ha messo a disposizione un campo sperimentale. Secondo noi è il futuro, soprattutto per l'agricoltura, ma anche per altri aspetti economici, ecco, che riguardano sia il turismo. Francavilla, insomma, oramai è rinomata come città turistica, e quindi sarebbe la cosa migliore quella proprio di differenziarsi e puntare su questa tipicità. Raffaele Cavallo, segretario generale dello Slow Food Abruzzo Molise, contribuisce a dare più vigore a questo concetto di valorizzazione territoriale. Fragoli Francavilla comunque riconduce il nostro territorio, i nostri territori. Chiaramente si fanno presenti valore ampio legato all'agricoltura e alle nostre terre, per cui il nostro parere non può che essere favorevole. E già sul mercato possiamo dire o bisognerà attendere ancora del tempo? Bisogna attendere ancora un po' di tempo, perché bisogna registrarla, però ecco, i test organolettici e produttivi sono buoni, e per cui già dall'anno prossimo mi auguro che si diffonda su tutto il territorio. Devo aggiungere tra l'altro che è di interesse anche nazionale, non solo del territorio abruzzese. Dopo il pomodoro pera d'Abruzzo, ma c'è anche quello mezzo tempo di Vasto, la fragola Francavilla rappresenterà una grande opportunità. Mauro Febbo, assessore regionale politiche agricole. Credo che veramente queste sono quelle peculiarità che possono dare risultati al sistema agricolo, che ha tantissimi problemi, a cominciare da quello del reddito. Questo, se si riesce a entrare bene nella produzione e soprattutto nella vendita, credo che possa dare delle belle soddisfazioni.